Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova doppia reaction e oggi andiamo ad ascoltare Escape Plan e Mafia di Travis Scott. Due nuovi singoli freschi droppati stanotte in attesa di Utopia. Probabilmente saranno anche le prime due canzoni estratte, ma mi è venuta in mente subito Watch, uscita nel 2018 con Lil Uzi Vert e Kanye West, che da come Travis Scott l'aveva presentata sembrava la prima canzone estratta da Astroworld, ma poi alla fine non fu nemmeno aggiunta all'album. Quindi secondo me potrebbe succedere lo stesso a queste due canzoni, che a quel punto diventerebbero a tutti gli effetti un antipasto. A proposito di Escape Plan, possiamo già dire che è una canzone che bene o male conosciamo, perché fu leakata qualche mese fa. Io mi ricordo anche di averla ascoltata. Ora chiaramente andremo a vedere se è così com'è il leak oppure è cambiata un po', però già ricordo che sinceramente non mi fece proprio impazzire, un po' così come Travis Scott ormai da Astroworld in poi, che qualche canzone fa benino, poi fa una strofa mediocre. Insomma, è un artista che ultimamente non riesco proprio ad apprezzare tantissimo. Un'altra domanda che mi è sorta spontanea è: abbiamo qualche possibilità di ascoltare Utopia prima della fine dell'anno? Secondo me sì, anche se commercialmente parlando è sempre meglio droppare un album a inizio anno, e quindi secondo me è anche da valutare questo e magari la possibilità di ascoltarlo più che per novembre, dicembre, gennaio, febbraio. Detto questo, io direi andiamoci subito ad ascoltare Escape Plan. Ok, il beat cambia. Vabbè. Ok. Bello. Ci sta, tutto sommato non sono dispiaciuto. Diciamo che nell'ascolto anche mi ha preso, non è male. Però una volta finito l'ascolto, sinceramente non vi saprei dire se la riascolterei o meno. Una canzone abbastanza easy, usa un unico flow per l'intera durata e sì, mi può andare bene, ma detto sinceramente, da Travis Scott mi aspetto molto, ma molto di più. Più che altro la cosa che più mi preoccupa di questa canzone è la sua piattezza. Così come un po' Travis Scott è diventato un artista piatto da un paio di anni, fa roba che ti ascolti una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte e poi lasci lì. Il problema più grande è proprio questo: sembra veramente musica usa e getta, a partire anche dalla produzione, che per carità non è malvagia, però è un beat che non ti dà nemmeno nulla di che. Comunque direi ascoltiamo Mafia e poi parliamo un po' in generale della situazione. Bello. Stacks in my pouch. You know it jump at the house. Then my grand gon' walk you out. Step by step, watch yourself. I gave you 50 to boost up your brain. Tanto per cominciare, la cosa più interessante è che ha un feat nascosto e che è J. Cole che fa proprio il ritornello della canzone, specialmente della seconda parte. E in generale questa canzone, vi dico, molto ma molto più bella, anzi mi è piaciuta. Niente di particolarmente innovativo, sperimentale o diverso dalla roba che fa già, però in un'altra chiave, e di conseguenza l'ho trovata molto riuscita proprio in quello che voleva comunicare un po', in generale questo mood un po' tristino. La vibe della canzone mi ha ricordato Only One, la canzone di Metro Boomin tratta da Not All Hero Wear Capes, anche se quella ha sfumature molto più dark, molto più depresse anche se vogliamo, però diciamo che l'ho vista abbastanza simile nel suo mood. E se un giorno Travis Scott dovesse fare un album con tutte canzoni in questo mood, secondo me uscirebbe veramente una bella bomba. Quindi arrivati a questo punto direi tiriamo un po' le somme su entrambi i singoli. Per quanto mi riguarda, Mafia mi ha convinto molto ma molto di più di Escape Plan, un pezzo che mi ha lasciato qualcosa in più, nel senso che la riascolterei, ha un perché.
mi va di riapprofondirla, a differenza di Escape Plan, che secondo me, come ho detto prima, è la classica canzone che all'inizio ascolti anche 3, 4, 5 volte, ma poi una certa stop. Chiaramente tra i due quello che mi vedo più predisposto a fare streaming è proprio Escape Plan, ma perché Mafia è una canzone un pochino più introspettiva e quindi ci sta che rimanga più una perla tra virgolette nascosta o comunque non ascoltata da troppi. Tra l'altro proprio adesso ci stavo facendo caso mentre rileggevo il testo, nel ritornello dice fuck shit up at the club, e secondo me per certi versi potrebbe essere un'allusione o comunque una citazione al pezzo No Bystanders, dove il ritornello lo fa proprio Shaq West che canta fuck the club up. Detto questo, se Escape Plan mi ha tolto un po' le speranze per Utopia o comunque mi ha ammazzato un po' l'hype, che già di base non è tantissimo, o meglio è tanto, ma così come anche tanta la paura, Mafia mi ha dato quel briciolo di luce che mi ha fatto pensare che magari Utopia possa essere di nuovo un bel album. Non che Astroworld non lo sia, lo reputo anche lui un progetto abbastanza discreto, però secondo me dal 2018 ad oggi è invecchiato parecchio e reputo più recenti album come Rodeo o Birds in the Trap. Vabbè, staremo a vedere. Travis Scott rimane uno dei miei artisti preferiti, nonostante ultimamente non mi stia facendo impazzire. Io ci ho fatto anche un video e ve lo lascio in descrizione nel caso in cui ve lo foste persi. Fatemi sapere cosa pensate di queste due canzoni, quali avete preferito, se avete hype per Utopia e davvero anche tutto quello che pensate di Travis Scott, lasciatemi un commento qui sotto. Nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace. Se non lo siete, mi raccomando, iscrivetevi al canale, e se lo siete già, attivate la campanellina così non vi perdete ogni tipo di video che carico qui sopra. Vi ricordo anche di passare in descrizione, dove trovate tutti i miei link ai social, il gruppo Telegram e anche le mie playlist. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slap.